con Giovanna Trisorio dell'azienda agricola Cincinnato. Siamo a Cori, un'azienda molto complessa, nata nel 1947, però vorrei che fosse proprio Giovanna a parlarcene brevemente. Allora sì, noi quest'anno festeggiamo proprio i 70 anni dell'azienda, un momento importante, un momento di, in realtà di grande crescita, di continua crescita. In questi 70 anni è stato fatto tantissimo e abbiamo ancora tanti progetti in cantina. Per quanto riguarda la vostra zona di produzione, quindi insomma esattamente l'area in cui allevate le viti? Il Cori è una piccola cittadina con una lunghissima storia, fondata dalla Lega Latina, quindi antecedente Roma. E è molto carina, anzi invito tutti quanti a venirla a visitare perché ci sono due monumenti nazionali. E siamo sui Monti Lepini di fronte al mare, nelle giornate terze, l'altro giorno mi è capitato, si vedono anche le isole Pontine, molto bello. E terreni di origine vulcanica dove coltiviamo i nostri vigneti. La storia della Cincinnato è legata alla storia dei vitigni autoctoni di Cori, quindi del Nero Buono, che è un vitigno tipico della nostra zona, e del Bellone, che ha un'uva di origine romana citata anche da Plinio, per cui ci piace questo legame con la storia, la cultura e l'enogastronomia. Tra l'altro il Bellone veramente io ho avuto modo di degustarlo non molto tempo fa ed è veramente particolare perché parla di un territorio eccezionale sotto tanti punti di vista, però anche molto antico, e quindi è come se si sentisse nel bicchiere questa grande storia che poi alla fine è espressa nel territorio. Come referenze, quali sono, diciamo, le vostre etichette di punta? Allora io dico che noi il Bellone lo facciamo in tutte le salse, se così si può dire, e l'abbiamo assaggiato anche oggi nel gelato. Facciamo uno spumante con metodo Charmat e uno spumante in metodo classico, che è la novità, la presenteremo al Vinitaly quest'anno, sono 3 anni che ci lavoriamo. Sì, ancora non abbiamo il nome, abbiamo tante idee in mente, ma ancora la dobbiamo disegnare e realizzare. Poi abbiamo il Cassore, che è il vino che abbiamo presentato oggi ed era qui in abbinamento con la Susina, con il gelato di Gunther, ed è un Bellone che fa solamente acciaio. Abbiamo anche una versione che fa fermentazione in legno, in tonneau, e affinamento sempre in tonneau, che si chiama Pozzo Dorico. Tutti i nomi sono legati al territorio, quindi Cassore perché c'è il tempio di Cassore e Pollù. Abbiamo anche il Polluce, abbiamo anche il vino che si chiama Ercole perché c'è il Tempio di Ercole, che è appunto il monumento nazionale, e poi abbiamo anche il Bellone Passito e il Bellone in blend con le altre 3 uve. È un'uva che, a parte il nome secondo me è bellissimo, e anche diversi altri nomi con cui è conosciuta, come uva pane, e anche questo lo trovo bello, cioè bello e interessante. Sì, in effetti appunto c'è tantissimo territorio perché come appunto ci ha detto in questo momento insomma Giovanna, in effetti la cantina Cincinnato si sta concentrando non ora ma da sempre proprio nella produzione, nella lavorazione dei vitigni autoctoni. Questa è una grandissima ricchezza per tutti noi, non solo che facciamo questo lavoro ma anche proprio per i consumatori che hanno la possibilità proprio di conoscere delle uve che danno origine a dei vini assolutamente straordinari. Per quanto riguarda il mercato di riferimento dell'azienda Cincinnato, voi siete un'azienda piuttosto consistente. Noi sì, siamo presenti in Italia ovviamente nel canale Horeca e da diciamo circa una decina di anni ci siamo affacciati anche al mercato internazionale. Al momento siamo presenti in vari stati europei, Stati Uniti, Canada e Giappone. E, insomma sì, e alla scoperta di altri paesi vedremo. E la vostra clientela tipo? Ma diciamo anche il packaging penso sia abbastanza giovanile. Noi pensiamo, poi dopo dovremo fare un'indagine di mercato, che sia rivolta a un pubblico giovanile,
curioso, anche aperto mentalmente di bere cose nuove, per cui vini come il Bellone e il Nero Buono relativamente poco conosciuti, ecco, che non siano legati al Barolo, vino meraviglioso o a nomi più noti, per cui gente giovane e curiosa. Voi siete tra le aziende che fanno parte alla rete di imprese di questo progetto Vigne di Roma. Sì, siamo partiti da pochi mesi, è bellissimo, dicevo, solamente anche solo l'opportunità di conoscere altre aziende, confrontarsi, è stato anche un tema affrontato oggi alla conferenza stampa, è una ricchezza secondo me conoscersi e scambiare opinioni e impressioni, è un'occasione unica per anche affrontare insieme dei mercati internazionali, diciamo questo è il focus della rete. E che cosa vi aspettate? Perché ovviamente di sicuro, ecco, un progetto appena nato è sempre molto carico di aspettative da parte di chi ovviamente aderisce a questo progetto. Ma essenzialmente ci aspettiamo un arricchimento, una possibilità, delle maggiori possibilità di partecipare a degli eventi, delle iniziative o anche semplicemente di partorire delle idee che da soli non avremo modo comunque di fare o comunque di accedere.